Questo centro nasce perché dopo la specializzazione mia, del personale che lavora nel centro presso l'Opera Nazionale Montessori, abbiamo pensato di aprire un nido e una casa dei bambini accreditata dall'Opera Nazionale Montessori, la prima quindi nella provincia di Catanzaro e la seconda realtà in Calabria. La particolarità è che l'ambiente, così come il personale e il progetto educativo, offre un progetto appunto formativo individualizzato basato sul metodo Montessori, il metodo riconosciuto dalla dottoressa Maria Montessori, pedagogista e scienziata italiana. All'interno della struttura quindi il materiale didattico corrisponde al materiale di sviluppo inventato ed approvato dalla dottoressa. Ad esempio possiamo trovare la torre rosa, i cilindri, i solidi, possiamo trovare la scala marrone, tutto quello che riguarda la parte sensoriale e quindi trovare i travasi, e le bottigliette dell'olfatto, dedicarsi appunto a quella che invece è la vita pratica, come lavare i panni, o piuttosto il gioco simbolico della cucina. Queste sono tutte attività di vita pratica che ai bambini vengono offerte quotidianamente. Queste attività contengono in sé delle competenze offerte al bambino e rispondono alle sue esigenze. Il bambino può trovare risposta a quelle che sono i suoi interrogativi di crescita, quindi personali, potenziare alcune competenze che in quel momento di vita devono trovare una risposta idonea, e quindi sarà lui stesso autonomamente a dedicarsi ad un materiale scelto, perché qui è il bambino a scegliere liberamente a quale attività dedicarsi, e quindi potenziare la competenza del linguaggio, ad esempio della concentrazione, dell'attenzione o piuttosto del movimento, della lentezza del movimento, che è un'altra. Abbiamo organizzato la festa dell'autunno, partita proprio con l'idea di dare ai bambini della città, quindi non solo ai bambini già interessati a venire a frequentare il nido, la possibilità con la pratica montessoriana, quindi partire dal raccolto dell'uva ad arrivare al pestaggio e quindi alla produzione reale del vino, all'imbottigliamento e a portare a casa questa piccola conquista che è il loro vino. Abbiamo invece poi organizzato un angolo di esplorazione sensoriale dei frutti e delle foglie tipiche e degli ortaggi tipici di questa stagione, attraverso conosciuti attraverso i sensi, quindi li abbiamo fatti toccare attraverso il tatto, li abbiamo fatti annusare, li hanno anche tagliati, che è qualcosa che devo dire il bambino ama fare e che molto spesso invece viene comunque ad essere evitata per la paura del coltello, della strumentazione che può risultare pericolosa. Colgo l'occasione per dire che all'interno della scuola il metodo prevede che ci sia quindi stoviglie di porcellana, bicchieri di vetro, vere e proprie forchette e coltelli date ai bambini. Tutto su misura comunque a bambino. Sono tutti materiali certificati e quindi anche ridotti nelle dimensioni e che loro manipolano veramente molto sicuri di loro. Soprattutto è qualcosa che desiderano fare da tempo, si nota questa cosa e ne sono felici. Vengono ovviamente aiutati ad essere autonomi e poi lasciati davvero autonomamente a fare da solo, così come proprio dice il pensiero montessoriano, aiutami a fare da solo. Con il tempo, però è il bambino che ci richiede davvero anche lo stare a tavola perché è capace di fare tante cose.